in Europa per realizzare quest'anno le riforme strutturali perseguite e per evitare nel 2016 l'inasprimento delle imposte indirette. Sul DEF c'è questo punto che è tutt'altro che scontato, il fatto di evitare l'aumento dell'IVA, diciamo che sta alla base della filosofia complessiva di questo DEF. E tutto questo diventa essenziale unitamente ad una radicale revisione della qualità della spesa, su cui è bene che il governo continui a mantenere alta l'attenzione per mettere l'economia italiana in una posizione di sicurezza. Il gruppo per l'Italia Centrodemocratica si riconosce nella relazione del collega Tancredi, a cui auguro un pronto ristabilimento, e anticipa il proprio voto favorevole alla risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza. Lo espliciterà nel suo intervento per dichiarazione di voto il collega onorevole Federico Fautilli. Grazie, onorevole Tabacci. Adesso chiede di parlare il deputato Paglia, prego. Grazie Presidente. Ma noi, se permette quest'Aula, proveremmo a prenderla da un punto di vista un po' diverso da quello che ho sentito fino a questo momento e credo che sarebbe poi il punto di vista da cui in realtà dovrebbe prenderla l'intero Parlamento e soprattutto il Governo. Nel momento in cui con il DEF viene in qualche modo a raccontare a noi, al Paese e all'Europa, quelle che sono le priorità nella programmazione dei prossimi 3 anni, quali sono e come intende affrontarle. Perché dico che la prenderemo da un punto di vista un po' diverso? Perché anziché partire da quelli che sono i grandi elementi delle variabili e delle compatibilità macroeconomiche di finanza, io preferirei partire da altri due dati. Il primo è quello sulla disoccupazione in questo Paese, che continua ad essere a livelli record, sopra il 12%, l'ultimo rilevamento parla del 12,7%, ma soprattutto parla di una disoccupazione giovanile che continua a essere all'indecente livello del 42%, senza accennare in alcun modo a calare o ad avere delle varianze significative verso il basso. E l'altro elemento che credo dovremmo avere sempre ben presente ogni volta che parliamo di economia pubblica, di programmazione e quindi di intervento della politica in materia economica è quello sulla povertà. Ricordo sempre a questo Parlamento, l'abbiamo già fatto molte volte, che sono oltre 6 milioni le persone in condizione di povertà assoluta in questo Paese. Quindi quando pensiamo a quelle che sono le soluzioni, quelli che pensiamo devono essere gli obiettivi di economia politica, noi pensiamo sempre assolutamente a queste due cose. Da un lato la disoccupazione, che deve a tutti i costi calare e tornare ad essere compatibile con un ordinario regime democratico e sociale, ma soprattutto compatibile con la Costituzione fondata sul lavoro all'articolo 1, e dall'altro quello della povertà che grida vendetta, perché 6 milioni di poveri in un paese come l'Italia non sono semplicemente un problema statistico, ma sono un'urgenza improrogabile di dramma e di solitudine sociale in questo paese. Perché dico che è un problema politico? Perché la domanda da cui dovremmo partire è se l'Italia sia un paese povero. L'Italia non è un paese povero, questo continua a essere un angolo di mondo in cui soggiace il 5,7% secondo gli ultimi dati della ricchezza mondiale. Noi siamo l'1% della popolazione a questo mondo, produciamo il 3% del reddito, abbiamo il 5,7% della ricchezza, una massa enorme rispetto a quello che appunto noi siamo. Quindi quando si è ricchi, quando si produce molto più reddito, diciamo, di quello che sarebbe il proprio ruolo del mondo, ma si ha un'altissima disoccupazione e un'altissima povertà assoluta, questo significa che c'è un problema esattamente di scelte politiche. C'è un problema di scelte politiche, c'è un problema legato al dramma della disuguaglianza. Noi sappiamo che tutte le scelte politiche fatte dagli ultimi governi, siano stati il governo Berlusconi, sia stato il governo Monti, sia stato il governo Letta, sia stato il governo Renzi, altro non hanno fatto, invece ce lo dicono anche qui i dati, le statistiche, non una nostra invenzione, che alimentare, volenti o nolenti, la disuguaglianza. La disuguaglianza in questo Paese è sempre cresciuta, con la disuguaglianza sono cresciute non a caso e la povertà e la disoccupazione. Quindi davanti a questo DEF noi ci chiediamo se si vada ad invertire finalmente questa tendenza e la risposta purtroppo è no. Per invertire questa tendenza bisognerebbe fare quello che Sinistra Ecologia e Libertà,
propone, ovvero un grande piano diverso sulle entrate. Adesso proverò a dire qualcosa che vada appunto a prendere le risorse laddove ci sono, cioè negli sprechi veri, come le spese militari in questo Paese, che sono uno spreco oltre che economico, anche uno spreco morale, devo dire, oppure su quella che è la grande ricchezza immobilizzata. E non a caso noi proponiamo da un lato una patrimoniale sulle richieste finanziarie, una piccola patrimoniale, oltre i 100.000 euro e crescente, che potrebbe produrre 5 miliardi di entrate di gettito. Altri 6 miliardi potremmo recuperarli appunto dalla rinuncia agli F-35 e ad alcune grandi opere su cui fortunatamente pare si sia aperto un dibattito all'interno del governo. Non sufficiente però, se è vero che per esempio l'alta velocità Torino-Lione continua a essere, contro ogni evidenza e contro ogni necessità, considerata una priorità per questo Paese. Penseremmo che se facessimo una Tobin tax decente in Italia, non quella che abbiamo adesso introdotta da Monti, che è una finta e che di fatto è una grave di tassazione anche sui piccoli risparmi, ma una Tobin tax vera che vada a colpire la speculazione finanziaria reale, potremmo trovare altri 3,5 miliardi. E 8 miliardi si potrebbero trovare facendo una cosa coraggiosa, cioè mettendo in discussione fino in fondo quelli che sono i parametri di Maastricht e gli obblighi che il Fiscal Compact ci dà, arrivando semplicemente a utilizzare tutto lo spazio fino al 3%. Perché vedete, c'è una scelta di politica economica coraggiosa che in Europa si può fare, e cioè dire lo spazio fino al 3% ce l'abbiamo, lo utilizziamo perché noi vogliamo crescere, perché abbiamo un problema sociale drammatico che non si risolve se non con il lavoro e con politiche pubbliche, oppure si può fare quello che fa il governo e su cui dirò qualcosa fra pochi minuti, cioè prendere un pezzettino, uno 0,1, e incamerare 1,6 miliardi da destinare presumibilmente semplicemente a propaganda elettorale di bassissimo livello. Con le nostre proposte si troverebbero quasi 24 miliardi che si potrebbero utilizzare per due cose equivalenti sul piano del costo, 12 e 12 diciamo. Da un lato un piano straordinario per il lavoro, che sarebbe nelle condizioni attraverso lavoro diretto ma soprattutto indiretto, in un piano di manutenzione del territorio, in un piano di efficientamento energetico e di diffusione delle energie rinnovabili anche pubbliche, in una vera lotta al dissesto idrogeologico, in una vera messa in sicurezza delle scuole, insomma quelle che sono le emergenze che tutti voi a giorni alterni, la domenica di solito nei convegni, indicate esattamente come noi come priorità per il Paese, senza poi però fare nulla. Anzi, in questo DEF, per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, andate a togliere 486 milioni di euro anziché mettere. Noi metteremmo, credo che ristruttureremmo e metteremmo in sicurezza l'Italia, e contemporaneamente, secondo le nostre stime, che non sono particolarmente ottimistiche, genereremo 3 milioni di posti di lavoro. Di questo ha bisogno l'Italia. 12 miliardi, gli altri 12 miliardi per l'introduzione di un reddito minimo garantito per chi è in condizione di disoccupazione, per chi perde il lavoro. E questa è una grande, vera, urgente manovra non solo contro la povertà, perché non è semplicemente un tema di povertà, ma contro l'esclusione sociale. Perché guardate, c'è una cosa che è molto peggiore della povertà e dell'esclusione sociale, ovvero il fatto che chi è povero venga messo in una condizione in cui non può godere fino in fondo di quelli che sono i diritti civili, politici, sociali in questo Paese. Non ha la cittadinanza piena, e anche qui si esce dalla Costituzione, perché la nostra Costituzione non prevede che possano esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B sulla base del censo. Questa sarebbe la nostra manovra economica, questo sarebbe il nostro DEF. Invece cosa dobbiamo leggere, su cosa si continua ad andare avanti? Si va avanti su una strada che è sempre fondata su assi fondamentali, quali le privatizzazioni e i tagli. I tagli e le privatizzazioni. Si inventa un ottimismo di carta, per cui si scrive che noi cresceremo lo 0,7, l'1,5, l'1,6, sempre qualche punto in più di quello che indicano le grandi organizzazioni internazionali, sia il Fondo Monetario sia l'Unione Europea. E appunto, come dicevo prima, arriva ad inventarsi un bonus DEF francamente buono per la hashtag, buono per la propaganda, ma anche abbastanza miserabile. Se io penso che ho dovuto leggere, lo dico con franchezza, ad un certo punto fra le varie idee che appunto sono state lanciate da ministri che hanno parlato ciascuno in libertà, diciamo, perché questo è un paese in cui quando si buttano le briciole, evidentemente la politica ha sempre l'abitudine di buttarsi come i pesci, quindi è arrivata la briciola del bonus DEF, ognuno ha potuto dire la sua. Fra le varie abbiamo anche dovuto sentire una specie di bonus di 20 euro al mese per chi è sotto la soglia di povertà. Ora, 20 euro al mese per chi è sotto la soglia di povertà. Sotto la soglia di povertà vuol dire
fondamentalmente non avere abbastanza reddito per permettersi un tetto e un'alimentazione sufficiente. 20 euro al mese sono 66 centesimi al giorno, cioè se quello che questo governo pensa come lotta alla povertà è l'elemosina di Stato, noi non potremo mai essere d'accordo, anche perché chi ha vissuto la povertà come i nostri nonni, in un altro momento culturale di questo paese ci hanno insegnato che anche quando si è poveri l'elemosina si rifiuta, perché non è mai una questione di elemosina, è sempre una questione di giustizia sociale, che è esattamente quello che in questo momento manca e continua a mancare in questo paese. Cosa fa il governo? Ci dice poi che questo, perché è interessante, va capito, da cosa deriverebbe questa crescita, diciamo, nei prossimi anni superiore al punto percentuale? Non sono cifre eccezionali, ricordo sempre en passant che quando si discuteva in un altro contesto economico si suggeriva, gli economisti suggerivano, per la verità l'ha continuato a ripetere, lo ha ripreso recentemente Lucrezia Reichling, che evidentemente continua ad avere una memoria, che per generare occupazione nel mondo attuale è necessaria una crescita almeno del 2%, altrimenti si è stabili dove si è. Essere stabili al 10% di disoccupazione, anzi al 12%, non è evidentemente un punto in cui si possa stare. Il che significa, ma giustamente anche il DEF lo dice, che con la crescita prevista noi occupazione aggiuntiva in questo paese non ne avremo. E ripeto, il DEF infatti questo lo scrive. Ma la crescita da cosa dovrebbe derivare? Lo cito esattamente come è riportato nei vostri documenti. Per lo 0,6 dal Jobs Act. Per lo 0,4 dalla riforma della pubblica amministrazione, da presunti interventi per la competitività. Per lo 0,3 dalla riforma della buona scuola e per lo 0,1 dalla riforma della giustizia. Ora, quale sia l'impatto sulla crescita del Jobs Act, credo che qualcuno qui dovrebbe avere la bontà di venircelo a spiegare, perché il primo impatto sull'occupazione l'abbiamo visto, e se non ricordo male, è quantificato in 13 posti di lavoro. Non in 13.000, in 13 posti di lavoro aggiuntivi. Dopodiché, siamo tutti d'accordo, meglio l'occupazione stabile dell'occupazione precaria, meglio un contratto a tempo indeterminato, almeno quelli che c'erano fino al 7 marzo, di un contratto a termine. Anche se vedete, quando il contratto a tempo indeterminato deriva solo ed esclusivamente da sostituzione dovuta a sua volta alla droga iniettata nel sistema dai contributi per la decontribuzione a 3 anni, il rischio, diciamo, che quei contratti non siano realmente a tempo indeterminato ma in realtà siano a termine è una cosa che possiamo immaginare. Ma qual è l'impatto sulla crescita? L'impatto sulla crescita non c'è, perché il lavoro è lavoro e qui non c'è lavoro aggiuntivo. Quando non c'è lavoro aggiuntivo non ci si può immaginare crescita. E francamente, come la buona scuola, vado a chiudere perché poi altro diranno i miei colleghi, come la buona scuola possa impattare buona per lo 0,3 sulla crescita del PIL nei tre anni, non nella prospettiva di lunghissima durata, perché migliori studenti avranno migliore produttività. Questo è tutto da vedere, anche perché la buona scuola, ma ce lo stanno dicendo insegnanti, genitori, ce lo sta dicendo tutto il popolo della scuola, ce lo dirà nello sciopero del 5 maggio, lì non c'è niente di buono, c'è molto di cattivo, c'è un depauperamento ulteriore della formazione nel nostro paese, ci sono poche risorse e se l'aiuto all'economia deve derivare dal fatto che dei ragazzi vadano a lavorare gratuitamente in estate, francamente anche da questo punto di vista non ci siamo. Grazie. Grazie deputato Paglia. Ora chiede di intervenire il deputato Mazziotti di Celso. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il giudizio complessivo di Scelta Civica sul DEF per il 2015 è positivo e su tutti gli indicatori che segnano un andamento positivo nei prossimi anni ci troviamo d'accordo anche con tutte le voci che sono incluse nel documento che andremo ad approvare. Quindi complessivamente riteniamo che ci sia un andamento migliore che negli anni scorsi, che alcune delle riforme che sono state fatte abbiano portato dei risultati e che quindi il documento possa essere soddisfacente. Detto questo, vorrei